Aldo mi ha dato la più bella definizione per la mia idea, dimmela. No, la tua idea è un'idea importante che richiede un'applicazione non comune e come è noto in Italia anche chi uno fa l'università però sostanzialmente resta un po' coglione, anche se poi dopo è magistrato, va Fermati, bene. fermati, Allora qui spiegami devi come fare una facoltà specifica un'istituzione, ma hai alla detto quale accedere scolastica? per applicare le conseguenze di questa tua stupenda invenzione che porterebbe a rivoluzionare se non il mondo, No, no, adesso almeno il campo dalle bocce. L'hai troppo modificato. Prima mi hai detto ci vuole un'istituzione scolastica per spiegarla. Questo mi hai detto, è stata Anche sì, bellissima. ma dopo da lì è È l'indotto l'indotto che ne segue, che è quello che che darà crea il reddito. vero Darà reddito business, all'idea. il business. Perché poi gli americani te lo succhierebbero, Grazie. quindi Sì, poi resta la momento, solita. no, no, no. Però per esempio c'è il solito in Va California bene. che applica tutti i Ti sistemi. ringrazio. Grazie, grazie mille. Ok, grazie mille. Ma Allora, tu hai, istituzione. hai questa intelligenza fantasiosa, no? E poi ti fai rubare le tue No, idee. no, no, va Questa è bene. la banca. No, Quindi no, è no, un po' come per dire una squadra di calcio. La squadra di calcio deve avere l'allenatore, i calciatori da giocare. Poi deve avere chi dietro per tutti i conti, perché la squadra di calcio è diventato business, no? Tu allora hai, diciamo, il maestro che insegna, è tutto un affare, no? Poi dopo i coglioni vanno lì, si entusiasmano, applaudiscono, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è Giorgio, poi c'è il Presidente della No, Repubblica ho che riceve capito che devo stellette. dire. Ci vuole tutto un indotto intorno, via. Deve Tu creare un sei indotto alla tua idea. hai un'induzione infinita, Oh, sei l'uomo dell'induzione. Ok. L'induzione ha fatto il suo tempo, però all'epoca aveva una valenza straordinaria. Tu la riproponi in modo modificato, quindi aggiornandola. Per cui, se tu ti invitassi all'università di Yale, in America si creerebbe un nuovo circolo di studiosi di quelli di teoria, Ok, no? E ok. costituirebbero una nuova Ok, disciplina. grazie mille. Prego, prego. Ciao, grazie.